Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza di presentazione del nuovo tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri. Prima di dare la parola al nostro amministratore delegato e direttore generale sport Giuseppe Marotta, due raccomandazioni. La prima, una domanda a testa. La seconda, vi chiedo di presentare ciascuno di voi la vostra testata prima della domanda. Grazie. Bene, buongiorno e grazie per aver aderito a questo nostro invito. Sapete tutti come si è conclusa la giornata di ieri, si è conclusa con la chiusura dell'esperienza di Antonio Conte da allenatore con la Juventus, un'esperienza assolutamente straordinariamente positiva, perché quello che è stato fatto in questi tre anni è qualcosa di indimenticabile, qualcosa di storico. Vincere tre scudetti consecutivamente, vincere due supercoppe nell'arco di tre anni è qualcosa veramente che rimane nella bacheca più importante, che quella dei trofei vinti, nella bacheca dei ricordi, delle emozioni vissute in un palmarès ricco di successi. Quindi è l'occasione anche da parte mia per ringraziare Antonio Conte per quello che ha fatto per la Juventus, per quello che ha dato in termini anche di crescita alla società e quindi al management, a me stesso. Antonio Conte non è un allenatore vincente perché ha ottenuto questi titoli, Antonio Conte è un allenatore vincente perché ha dimostrato la sua grandissima professionalità dettata da grande capacità, da grande conoscenza, da grandi idee calcistiche che ha messo a frutto non tanto nell'arco delle sue prestazioni domenicali quanto proprio nella cultura del lavoro che ha sempre espresso durante la settimana. È un forte motivatore e quindi a lui dobbiamo riservare i migliori auguri di una carriera ricca di successi. Ma come capita spesso si chiude questo capitolo, il mondo del calcio voi lo conoscete bene, sapete che vive a una velocità straordinaria, brucia tutto con una facilità estrema, quindi si chiude un capitolo vincente, se ne apre immediatamente un altro che vede sempre comunque la Juventus protagonista, lo è stato nella storia, lo è nel presente, lo sarà nel futuro, l'obiettivo è sempre quello di continuare a vincere, perché questo ci impone, come ho detto prima, la storia, come ci impone il blasone della sua storia, ci impone il palmarès, i successi che ha consolidato in questi tantissimi anni di storia, e quindi abbiamo dovuto agire con una velocità estrema perché la stagione è iniziata già da qualche giorno, e allora abbiamo identificato quello che poteva essere, che poi si è appunto rivelato essere il profilo più adatto per sostituire un allenatore vincente come Antonio Conte, e qui con me appunto Max Allegri, che voi ben conoscete. Max Allegri è un allenatore che ha dimostrato tutte le volte che è stato chiamato al primo anno di vincere, ha vinto un campionato col Sassuolo, ha fatto benissimo con il Cagliari quando è stato chiamato, in una società che chiaramente vede la salvezza come obiettivo direi principale, e quell'anno lui ha ottenuto dei risultati lusinghieri, tant'è che gli è stato poi attribuito il riconoscimento come miglior allenatore della Serie A, quindi questo è un riconoscimento ambizioso che pochi hanno ottenuto, e lui l'ha ottenuto essendo allenatore di una squadra di provincia e avendo comunque una giovane età. Poi successivamente è stato chiamato dal Milan, nel primo anno ha conseguito un risultato vincente con la conquista dello scudetto. Apriamo questo capitolo con i principi e con, come dicevo, gli ideali che sono ben insiti nella nostra storia, con un obiettivo che è quello di continuare questo filone di vittorie. Io chiudo qui velocemente e do la parola a Max Allegri, dopodiché siamo a disposizione per le vostre domande. Innanzitutto buongiorno a tutti, ben trovati. Da oggi iniziamo a lavorare insieme e quindi sono a vostra disposizione per qualsiasi domanda. Per me è un onore, è stato un fulmine a ciel sereno ieri quando sono stato chiamato per dare la mia disponibilità ad allenare la Juventus. Sono molto contento, sono felice, so dell'importanza che ha quella di allenare la Juventus, e da domani inizierò a lavorare insieme alla società, insieme ai giocatori, a quelli che arriveranno ai nazionali che hanno partecipato al Mondiale, per andare incontro a una stagione importante, una stagione vincente, e per far questo ci vuole una buona organizzazione di lavoro, cosa che soprattutto negli ultimi tre anni la società, i giocatori, gli allenatori hanno dimostrato, e quindi sono stato chiamato qui per questo, perché la Juventus è una società che ha storia, che ha tradizione,
è una società che sta costruendo il presente e il futuro. Io in questo momento devo pensare al presente e al futuro, ereditando una squadra che ha vinto per 3 anni. Sono stati soprattutto i primi 2 anni affascinanti, soprattutto il secondo, quando io ero sull'altra panchina. E oggi sono qui. Sono qui per mettermi a disposizione della società, dei giocatori, e per cercare di contribuire a continuare a vincere a questa società. Buongiorno, Antonio Romano di GTV. Buongiorno. Buongiorno, le do anche insomma il benvenuto da parte del canale tematico della Juventus e quindi un abbraccio anche dei nostri abbonati. Volevo innanzitutto capire se insomma hai una grande esperienza, se c'è anche un po' di emozione per guidare questa Juventus. Ma innanzitutto mi ritengo fortunato perché negli ultimi 4 anni, e questo è il quinto, avere la fortuna di allenare il Milan e poi la Juventus non è da tutti. Sono emozionato perché sono al primo giorno e sono anche un po' arrugginito dalle conferenze stampa, perché ormai è 6 mesi che non faccio più una conferenza stampa, e quindi oggi voi avete il vantaggio di trovarmi, non dico impreparato, però sicuramente un pochino arrugginito. Ripeto, per me è un onore, è uno stimolo importante, soprattutto per cercare di continuare a vincere. Guido Vacciago, Tutto Sport, buongiorno. Buongiorno. Mi sembra, non giriamoci intorno, mi sembra che intorno a lei ci sia lo scetticismo dei tifosi, non hanno preso benissimo la sua nomina, forse lei paga il passato milanista, quindi è una questione di colore. Come pensa di poterli riconquistare? Ma innanzitutto capisco lo scetticismo dei tifosi, perché in un giorno praticamente è cambiato l'allenatore della Juventus. Come riconquistarli? Con i risultati, col lavoro, con il rispetto e con la professionalità. Sicuramente poi i tifosi, come tutti voi, avranno modo di conoscermi. Capisco l'importanza di allenare la Juventus, ho fatto 4 anni di Milan e quindi credo di essere in grado e pronto per cercare di continuare questa striscia di risultati che negli ultimi 3 anni la Juventus ha conseguito, e soprattutto magari cercare di migliorarli. Buongiorno, Paolo Aghemo di Sky Sport. In parte ha già risposto per quelle che erano e sono le difficoltà ambientali nelle quali di fatto si trova, per quanto riguarda almeno sul web, sui social, l'atteggiamento dei tifosi in queste ore. Le chiedo invece quali possono essere le difficoltà tecniche nel prendere la guida di una squadra che ha dominato in Italia per 3 anni, ha vinto tutto quello che c'era da vincere in Italia, e se questa squadra può arrivare fino in fondo in Champions League, può essere già una squadra all'altezza di combattere con le grandi big europee, visto che questo era un punto sul quale Antonio Conte insomma batteva spesso, la difficoltà di vincere la Champions League. Per quanto riguarda i tifosi, ripeto, è normale che ora in questo momento ci sia una reazione per il cambiamento di guida tecnica, per il cambio di guida tecnica, soprattutto perché Antonio Conte rappresentava, oltre che l'allenatore degli ultimi 3 anni, ha rappresentato tanto per la Juventus, sia da giocatore che nello stesso tempo da allenatore. Per quanto riguarda la squadra, in Italia ha dominato, quest'anno ha fatto qualcosa di straordinario. Sicuramente bisognerà migliorare in Champions. La società ha una strategia oculata di mercato, sta cercando di rinforzare la squadra per renderla ancora più competitiva, oltre che in Italia, ma soprattutto in Europa. Risponde anche Marotta alle domande o solo Allegri? No. Ok. Francesco Marino, Rai, buonasera. Ha definito straordinario, positivo il rapporto di questi 3 anni con Conte. Volevo una definizione però per quelle ultime 24 ore. Indietro. Ma devo dire che ieri si è vissuto l'epilogo di un confronto che si è consumato nell'arco degli ultimi mesi, voi lo sapete.
da parte nostra, da parte della società, dal presidente a tutti i più stretti suoi collaboratori, quindi me, Fabio Paratici, Pavel Nedve. Abbiamo tentato in tutti i modi di tenercelo stretto, uso questo termine molto significativo. Perché? Perché riteniamo e ritenevamo che sia un allenatore, come ho detto, vincente, un allenatore che ha sicuramente contribuito in parte rilevante al raggiungimento di questi straordinari obiettivi, e quindi mi sembrava una cosa, ci sembrava una cosa logica per le qualità che ha dimostrato. Chiaro che questo confronto è stato un confronto dove da una parte c'era la volontà della società, dall'altra, come lui stesso ha esplicitato in alcune interviste, diciamo, in termini del campionato, palesando appunto la volontà di anche fermarsi per, non dico un anno sabbatico, ma comunque per fermarsi, e quindi questo ha portato, come ho detto, da parte nostra al tentativo di tenerlo stretto. Dopodiché, quando si è ripresentato al raduno della squadra, c'è stato un ulteriore nuovo confronto in cui sono emerse ulteriori difficoltà, ma non legate ad aspetti di calciomercato, non legati ad aspetti organizzativi, bensì a questo, chiamiamolo, disagio nel continuare, ecco, legato a motivi che non, chiaramente per questioni anche di rispetto non sto a dirvi, ma che devono essere assolutamente condivisi da noi, fino al fatto che siamo arrivati a stipulare questa risoluzione del contratto, uno strumento direi che abbiamo utilizzato, ma che in realtà porta, come ho detto prima, alla conclusione di un'esperienza assolutamente straordinaria. Buon pomeriggio, Fabrizio Ferrero, Sport Mediaset. La prima cosa che è venuta in mente, anche ai tifosi che abbiamo sentito oggi mentre aspettavamo fuori da sede da Juventus, è ovviamente il rapporto Allegri-Pirlo. No? Se l'aspettava questa domanda, togliamocela subito. Vi siete sentiti? Vi sentirete presto? Aspetterà che tornerà dalle vacanze? Cosa c'è di vero? No, innanzitutto partiamo dal presupposto che con Andrea ho un ottimo rapporto. Non ci siamo sentiti perché fino a stamani mattina, fino a 2 ore fa, non era allenatore della Juventus, e quindi non mi sembrava il caso. Per quanto riguarda Andrea è un campione, fino a che è stato al Milan con me, soprattutto fino a quando, in quell'annata non fortunata per lui perché poi ha avuto degli infortuni, ha sempre giocato, ha fatto degli anni indimenticabili al Milan, li sta facendo alla Juventus, quindi io sono fortunato a ritrovare Andrea. Purtroppo nel calcio le cose pensi che a volte vadano in un modo, invece vanno in un altro, e quell'anno lì Andrea ha subito una serie di infortuni, poi ha fatto fatica a rientrare. Alla fine, come ho spiegato tantissime volte, come alla fine è successo, la società Andrea insieme a me è stata presa questa decisione. Andrea ha preso una decisione di venire alla Juventus. Io fortunatamente dopo 3 anni lo ritrovo. Ha fatto un grande mondiale, ha fatto 3 grandi stagioni, quindi ripeto, sono fortunato, e con Andrea non ci sono mai stati assolutamente problemi, e mai ho messo in discussione le qualità di Andrea, anche perché veramente mi darebbe del matto. Sì, Mirko Graziano, Gazzetta dello Sport. Buongiorno. Buongiorno Max. E volevo chiederti invece, visto che la Juventus ha praticamente bloccato un giocatore che si chiama Evra, cosa ne pensi di questo giocatore, e che in questo momento che tipo di Juventus tu hai in mente? Cioè, per ripartire dal tuo 4-3-3 oppure aspettare di vedere la rosa e poi adattarti come hai sempre fatto nella tua carriera? Ma innanzitutto Evra non è un giocatore che non si discute, è un giocatore che ha fatto grandissime cose al Manchester United, di caratura internazionale. Per quanto riguarda la Juventus, non sono ancora arrivato praticamente, conosco la squadra perché in questi 3 anni e mezzo ci sono state delle belle partite e conosco perfettamente i giocatori. Credo che in questo momento stravolgere la squadra non ha nessun senso, ed è da persone poco intelligenti. Lavorerò sulle caratteristiche dei giocatori. Una squadra che per 3 anni ha fatto grandissime cose, è normale che porterò degli accorgimenti sempre in base alle caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Quindi non è mia in questo momento intenzione pensare di stravolgere
un sistema di gioco che funziona, sicuramente dovrò portare degli accorgimenti per cercare di andare a migliorare una squadra già che ha fatto grandi cose. Buonasera mister, Filippo Bonsignore, Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Buonasera. Volevo chiederle, obiettivo, lei diceva come obiettivo continuare a vincere, confermarsi in Italia, quindi può essere il primo passo importante, no? Come ricordava anche il direttore prima, per confermare il suo buon primo anno, la sua buona tradizione del primo anno, quindi anche Llorente l'altro giorno al raduno ha detto fare il quarto scudetto consecutivo sarebbe una gran cosa per noi. Lei pensa lo stesso o comunque anche, come dicevano i colleghi prima, il traguardo europeo può essere un traguardo possibile? Grazie. Ma è normale che in Italia la Juventus è la favorita perché dopo tre scudetti, perché in questo momento, e bisognerà vedere alla fine del mercato cosa faranno anche le altre squadre che si stanno muovendo, ci giocheremo il campionato fino alla fine. In Europa ci sono i grandi club che hanno fatturati completamente diversi, però attraverso un'organizzazione, come ho detto prima, una strategia oculata di mercato, e come è stato l'esempio quest'anno l'Atletico Madrid, abbiamo il dovere di fare una grande Champions, perché la Champions ha un fascino particolare, e perché credo che la Juventus debba stare sicuramente tra le prime otto d'Europa. Buonasera, ben arrivato. Luca Pasquaretta. Grazie. Il messaggero QS Il Secolo. Le volevo chiedere due curiosità. Se Pirlo lo vede davanti alla difesa o come mezzala, e se prima ha parlato di che non vuole stravolgere la squadra, se pensa anche di giocare con la difesa 3. Andrea ha sempre giocato davanti alla difesa, poi con me ha giocato una volta da interno a sinistro, perché la squadra ad un certo momento del campionato era sistemata in un altro modo e io mi serviva uno che giocasse in quella posizione, e Andrea 4 anni fa lo poteva fare, l'ha fatto anche al mondiale facendo delle buone prestazioni. È normale che il suo ruolo è quello davanti alla difesa. Per quanto riguarda la difesa 3, poi durante il campionato ci saranno partite, spezzoni di partite dove si potrà passare alla difesa 4. Io devo sfruttare i giocatori al meglio per le caratteristiche dei loro giocatori. Non è che sono, ma no, qui dove ho allenato da quando sono partito dalla lontana Aglianese, che era la vecchia C2, che magari inizi in un modo, pensi di giocare in un modo e poi ti trovi, hai dei giocatori con caratteristiche che ti fanno giocare in un altro modo, e quindi non è assolutamente un problema. L'importante alla fine è cercare di creare i presupposti per vincere, che poi dopo si gioca a 3, a 4, a 5, a 2, credo che importi ben poco. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Massimiliano Nerozzi della Stampa. Una domanda per l'allenatore. Ti voglio chiedere se è un'avventura più difficile venire dove si sono vinti 3 scudetti di trofia o è più stimolante. E invece a Marotta volevo chiedere se è vera la notizia che alcuni giocatori hanno chiesto un incontro sulla società per parlare del momento, e se ieri avevate avvertito qualche giocatore del cambio di allenatore. Grazie. Rispondo prima io. Che qualche giocatore abbia chiesto il confronto assolutamente è una falsità assoluta. Devo dire, come è normale che sia, ma questo fa parte dell'ABC del dirigente calcistico, in caso del genere è chiaro che tu fai un giro di telefonate con i tuoi giocatori avvertendoli sia della chiusura di un'esperienza, quella di Conte, e sia, voglio dire, il fatto che stiamo ed eravamo e siamo in procinto di definire il nuovo allenatore. Ora, non abbiamo parlato esplicitamente di Massimiliano Allegri, perché evidentemente l'ufficialità l'abbiamo data poche ore fa. Di conseguenza è chiaro comunque che il rapporto che c'è con i nostri giocatori è un rapporto molto schietto, costruttivo, basato su fiducia reciproca, perché non dimentichiamoci che qui abbiamo dei professionisti che, al di là del valore che esprimono in campo, sono degli uomini
parlo diciamo dal nostro capitano Buffon, per dire Chiellini, Pirlo e tanti altri, e quindi il giro di telefonate è stato fatto da me e da Fabio Paratici. È chiaro che il confronto più analitico lo potremo fare quando torneranno dalle rispettive vacanze, ma questo mi pare una cosa, come ho detto prima, logica. Il logico è dubitare che la squadra non sia coerente con quelle che sono, diciamo, le decisioni della società. Se la sfida è difficile o stimolante? Credo che è molto stimolante, perché arrivare al quarto scudetto di fila non è una cosa semplice, però è una sfida che mi stimola molto, soprattutto per cercare di raggiungere questo traguardo e soprattutto per cercare di fare un'ottima Champions. Buongiorno mister, benvenuto. Buongiorno, grazie. Nicola Gallo, Tele Lombardia, Antenna 3. Volevo chiedere se ha già incontrato la squadra, se lo farà in serata. E poi al direttore volevo chiedere se voleva mandare un messaggio ai tifosi che sono un po' disorientati perché hanno perso un punto cardinale, insomma, la loro guida, e anche da alcune voci di mercato che riguardano, per esempio, Vidal. Per quanto riguarda, no, non ho ancora incontrato la squadra perché sono arrivato qui a fare la conferenza. Stasera incontrerò la squadra e da domani inizierò a lavorare. E completo anche questa sua risposta dicendo che dopo questa conferenza stampa ci recheremo a Vinovo, dove avremo il primo confronto con i protagonisti, o quantomeno coloro i quali sono presenti in Vinovo. Come sapete, buona parte dei nostri giocatori in questo momento è impermesso, e quindi c'è il primo confronto con la struttura. Ci sarà anche il confronto con i componenti della società che continueranno a collaborare, preso atto del fatto che chiaramente Massimiliano Allegri verrà anche con un staff di sua fiducia, e quindi il primo confronto lo avremo più tardi. Per quanto riguarda la domanda che mi è stata posta, è evidente che i tifosi oggi sono disorientati da una parte, direi principalmente, perché abbiamo perso una figura importante nella scacchiera della società. Come ho detto prima, gli elogi ormai li abbiamo un po' riferiti, quindi mi pare che continuare a parlare del bene di Antonio Conte rischia di essere anche retorica e ripetitivo. E quindi capisco quello che oggi attraversano i tifosi, ma devono essere certi che la Juventus è una società seria, che quando fa delle scelte le fa con oculatezza, ma soprattutto la Juventus è una società, come ho detto prima, che ha dalla sua un blasone, ha un palmarès, ha delle vittorie, e quindi obiettivamente bisogna guardare il presente e il futuro con grande realismo, ma con grande ottimismo, certi che il management, il presidente, tutti i collaboratori daranno il massimo perché si possa continuare a vincere. Ultime tre domande. Futuro di Vidal, ma Vidal è un giocatore della Juventus, sono state scritte tante cose, di fatto noi non l'abbiamo mai messo in vendita. Devo dire invece che è un giocatore che ci è stato chiesto da club importanti, non ci siamo mai seduti al tavolo della trattativa, risulta essere, diciamo, uno dei principali attori di questa squadra, e quindi da parte nostra ce lo teniamo ben stretto. Poi voi sapete, ma questo non è non mettere le mani avanti, che da una parte c'è la società, ma dall'altra c'è anche il giocatore, che per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, è colui il quale decide sempre il suo futuro. Ma da questo punto di vista dobbiamo anche essere tranquilli, perché ancora ieri Vidal ha manifestato la sua felicità nel continuare l'esperienza con la Juventus. E se questa sua felicità continua a esserci, coincide esattamente con quella che è la nostra volontà, che è quella di trattenerlo. Buonasera Allegri, benvenuto. Buonasera. Luca Cilli, Sport Italia. Mister, volevo chiederle cosa pensa di poter dare in più a questa squadra rispetto ad Antonio Conte, quali garanzie tecniche sul mercato ha chiesto al club e quanto sono importanti Pogba e Vidal per la Juventus che ha in mente. Quanto posso dare di più di Conte,
Conte credo che, ripeto, ha fatto 3 anni importanti, grandi risultati. Cerco cercherò di andare a migliorare ancora questa squadra, soprattutto di andare a cercare di vincere il quarto scudetto e di fare, come ho detto prima, una Champions importante. Per quanto riguarda Pogba e Vidal, sono 2 giocatori di livello internazionale, sono giocatori fondamentali e quindi sono contento di allenarli. Vorrei chiedere al direttore, sono Emanuele Gamba di Repubblica, buongiorno, al direttore perché hai scelto Allegri e non un altro, ad esempio Mancini, che sembrava uno, che era un nome comunque sul mercato, cosa vi ha fatto pendere verso Allegri? E ad Allegri, se non ha paura di trovare una squadra complicata dal punto di vista delle motivazioni, spesso succede che dopo trienni così intensi arriva l'anno dello scarico, ed era una delle grandi preoccupazioni di Conte, se non pensa che sia molto difficile ricaricare una squadra e trovare il feeling con una squadra che era abituata ad identificarsi totalmente con l'allenatore che ha avuto. Ma come ho detto prima, chiaramente tutte le scelte vengono condivise, quindi è evidente che abbiamo valutato il momento, devo dire, inaspettatamente è arrivata questo diciamo, divorzio, questa risoluzione consensuale con Conte, e ci ha trovato sicuramente impreparati. Ho detto che il calcio è un'attività che brucia tutto con una velocità estrema, ma continua a vivere, e di conseguenza ieri si è chiuso un capitolo, oggi obbligatoriamente dovevamo aprirne un altro, quindi le scelte dovevano essere immediate e dovevano portare a un profilo, a una definizione di un rapporto contrattuale con un allenatore che avesse le stesse caratteristiche di Antonio Conte, che fosse un vincente, che avesse grandi motivazioni, che avesse delle ottime idee di calcio. E quindi abbiamo ritenuto senza ombra di dubbio, quando poi abbiamo definito la separazione da Conte, di trovare questo profilo in Massimiliano Allegri. L'ho detto prima, i suoi primi anni sono sempre contraddistinti da risultati vincenti in tutte le categorie dove ha allenato, e di conseguenza questo è di buon auspicio per quello che noi chiediamo a lui, cioè che è quello di continuare a vincere. No, c'è da rispondere alla... Per quanto riguarda una squadra pagata, credo di no, perché nel DNA della Juventus non esiste questa parola. Come diceva l'avvocato, la prossima vittoria è sempre la più bella, e quindi credo che è stimolante per me e sia per i giocatori. Quindi io sono nuovo per loro e loro sono nuovi per me. Quindi da quando rientreranno tutti inizieremo a lavorare per cercare di continuare a vincere quello che è stato fatto in Italia, ma non è scontato, però bisogna cercare di farlo, creare i presupposti per farlo e, ripeto, migliorare i risultati di Champions, che non è assolutamente facile, però abbiamo il dovere di provarci e di farlo. Ciao, Barilla, Corriere dello Sport Stadio. Dunque, volevo fare la stessa domanda di Gamba, quindi la evito. Ti faccio una domanda di mercato, una a te, uno al direttore. Abbiamo parlato di Vra. C'era un'altra trattativa ben avviata col vecchio tecnico, che era Morata. Volevo sapere se lo conosci, cosa ne pensi e se darai l'avallo per un affare che sembra fatto. E al direttore invece pare che i Turbe stia andando verso la Roma. È un obiettivo perso o ancora pensate di poter rilanciare in qualche modo? Grazie. Per quanto riguarda Morata è un giovane del Real Madrid, ha le potenzialità per diventare un campione, e quindi a livello tecnico posso dare solamente che un giudizio positivo. Dunque, per quanto riguarda la domanda che hai fatto a me, è evidente che con un cambio di allenatore bisognava un attimo fermarsi, confrontarsi, è quello che abbiamo fatto con Massimiliano Allegri, perché le idee non sempre sono le stesse dal punto di vista di quello che poi è l'espressione tattica, e quindi
ci siamo confrontati, io, lui, Fabio Paratici, il presidente, e abbiamo così fatto un consuntivo di valutazioni di caratteristiche, di profili di calciatori che possono anche essere diverse da prima. Quindi in questo si inserisce anche la domanda specifica relativa ai Turbe. I Turbe sicuramente è un giocatore importante, un giocatore di valore, ma quando noi facciamo dei sondaggi li facciamo sia anche per capire quello che è la disponibilità della società venditrice e sapere anche quale può essere il prezzo e la valutazione che accompagna l'eventuale nostra esplorazione. In questo caso abbiamo sì, perché non devo nasconderlo, non devo negarlo, avuto dei confronti con il Verona, poi la cosa piano piano si è fermata, come dicevo prima, perché a seguito anche di questo cambiamento repentino della conduzione tecnica, anche i nostri obiettivi sono un po' differenti. Grazie, buonasera.